Buonasera al gruppo degli artisti alpini, ci troviamo nel retro del castello degli imperiali di Sant'Angelo dei Lombardi. C'è anche una targa che ricorda un po' tutte le varie vicissitudini che ha vissuto questo luogo. Troviamo anche quasi dei forni o comunque delle cave per ricordare un po' le varie attività che si tenevano in questo posto. Come vedete lo scenario è meraviglioso, da qui si vede non solo tutta Sant'Angelo dei Lombardi, ma quello che state per vedere è un panorama altrettanto meraviglioso che ha a che fare con la Valle dell'Ofanto. E ora ci addentriamo proprio nel castello, come vediamo da questo grande portale, e ne vedremo le vestigia e anche la mostra sugli emigranti.